Siamo alla fine della regular season ed è quindi tempo di sentenze per la classifica. Una di queste passa per il campo di Voltri. La Voltrese è costretta a vincere per essere sicura di disputare lei i playout contro la Sansevese e non il Cereale. Non sarà facile oggi contro il Bragno, che si gioca invece i playoff, che oltre ai 3 punti ha bisogno della sconfitta della Sestrese o dell'Arenzano. Inizia subito fortissimo la Voltrese, Icardi si smarca benissimo nei pressi dell'area e serve Balestrino solo davanti al portiere. Tiro potente che sul palo più lontano, 1-0. Il Bragno ha una reazione rabbiosa e si porta tutto in avanti al quarto d'ora. Pericolosissimo, questa punizione che scende all'improvviso e colpisce il palo. Ci prova anche dalla distanza il Bragno, Stefanzi punta al 7, Ragusi è però attento e salva in angolo. Rischia clamorosamente il 2-0 alla Voltrese, Mantero pressa il portiere che perde il pallone, sfera che però sfila e non si concretizza in gol. Episodio dubbio nell'area della Voltrese, cadono 2 maglie verdi, rivediamo il replay. Raddoppio Voltrese, Balestrino smarcato in area, si coordina benissimo e gonfia la rete, palla importante, doppietta pesantissima. Occasione per il Bragno, a 2 minuti dal duplice fischio, Anselmo è solo in area, è l'arbitro a interrompere l'azione, segnalazione di offside. Prima occasione della ripresa è del Bragno con Cervetto che va vicino alla rete, Bragno che ci crede ancora. Balestino vicinissimo alla tripletta, bel filtrante che lo premia e lo presenta di nuovo solo davanti all'estremo difensore, stavolta l'attaccante gialloblu si fa ipnotizzare e non chiude il match. Partita che rallenta i ritmi e sembra essersi addormentata quando si riapre con il gol di Cervetto, bravo a crederci e a continuare la pressione, portiere spiazzato e 2-1. Pareggio di Romeo all'82esimo, la Voltrese sembra aver staccato la spina. E getta alle ortiche il vantaggio. Colpo di testa di Romeo che il portiere para però oltre la linea di porta. Pareggio raggiunto. Azione da Moviola, 2 minuti dalla fine. Cade Balestrino in area. L'arbitro lascia giocare. Finisce qui il match. Voltrese che getta alle ortiche un duplice vantaggio e sembrerebbe aver gettato alle ortiche anche una stagione, visto che il Cereale sta vincendo contro il Serra Riccò.